Abbiamo già iniziato questo mese, il mese della Madonna. È una grazia e un privilegio di essere qui stasera. Nessuno deve sottrarsi alla letizia comune, la gioia di questa comunità a motivo dei peccati. Prima di accostarci all'altare del Signore, apriamoci il nostro cuore per chiedere perdono per tutti i nostri fallimenti. Confesso a Dio onnipotente che ho peccato e ho sofferto. Io molto peccato in pensieri,
In quei giorni Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse negli apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andare e venire in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca, ma questi tentavano di ucciderlo. Quando venne la stabilità, i fratelli lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. La Chiesa era dunque in pace con tutta la Giudea e la Samaria. Si consolidava e camminava nel nome del Signore e con il conforto dello Spirito Santo cresceva in lui. Parola di Dio. Salmo responsoriale, ripetiamo alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Scioglierò i nemici davanti ai suoi fedeli, i poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano, il vostro cuore viva per sempre. Alleluia, alleluia, alleluia. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Davanti a te si posteranno tutte le famiglie dei popoli. Alleluia, 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 alleluia. A lui solo si posteranno quanti dormono sotto terra. Davanti a lui si troveranno quanti discendono nella polvere. Alleluia, alleluia, alleluia. Ma io vivrò per lui. Lo sentirà la mia discendenza, si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunceranno la sua giustizia al popolo che nascerà, diranno, ecco l'opera del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Yeah.
sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni traccia che in me non porta frutto, non tanto. E ogni traccia che porta frutto, non porta perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che io vi annuncio. Rimanete in me e io in voi. Come il traccio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vita, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vita, voi il traccio. Chi rimane in me e io in voi porta molto frutto, perché senza di me non potete farlo. Chi non rimane in me viene gettato via come un traccio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Tagliando i secchi e sistemando gli alberi
si seccarono irremediabilmente, perché non ricevevano più linfa dell'acqua, nutriente dell'acqua. E poi l'immagine che vedevo io quasi 3 settimane fa, subito ho capito il simbolismo che Gesù implica nel Vangelo di Luca. Io, diceva Gesù, sono la vita, quella vera, e voi siete il ramo. Se volete portare frutto, volete portare frutto, rimanete a me. Perché senza di me non potete fare nulla. Si secca, si muoia. Come il ramo del nostro pianto, andate a me. Si secca. Gesù così ammonisce i suoi discepoli a rimanere ancorati, saldati in lui, perché solo così egli può alimentare la loro vita di grazia anche di santità. Se non rimanete in me, non potete portare frutto. Ma nella quotidianità, io ho visto, alcuni di voi avete visto persone che non sono in Gesù, in Dio, che non credono, persone che non sono attaccate solidamente a Gesù, ma sembra che vivano tranquillamente. Persone che a volte bestemmiano, chiamano Dio con nomi che io a volte ho paura di pronunciare, ma negli occhi del mondo si vede che no, queste persone crescono, portano frutti, sono i ricchi del mondo, della società. Questa diventa una sfida per ogni cristiano. Noi non siamo soli, infatti più di 2000 anni fa il salmista pensava così, il Salmo 73, sentiamo il pensiero della salmista, del salmista. Ma io per poco inciampavo, il Salmo 73, quasi vacillavo i miei passi, perché ho invidiato i prepotenti di questo mondo, vedendo il successo del malvagio, il successo degli ingiusti, persone che bestemmiano Dio fino alla morte, infatti non hanno sofferenza e ben pasciuto il loro bene. Versetto 5: non si trovano mai nell'alfa del morte e non sono convinti come gli altri. Dell'antonio si fanno una corona, si indossano come abito la violenza, i loro occhi si sporgono dal grasso e dal loro cuore escono fuori, scherniscono e parlano con malizia, parlano dell'autoprepotenza, aprono la loro bocca fino al cielo, la loro lunga lingua percorre la terra. Perciò il loro popolo li segue e bevono la loro acqua in abbondanza. Questi giorni hanno milioni di seguaci sulla social media, anche questo che pensa da Dio, che non credono, che non rimangono a Gesù. Ma Gesù sta dicendo: chi rimane in me porta fuori. Ma perché, come noi crediamo il contrario, persone che non sono in Cristo, ma porta fuori. Una sfida per me, per questo mio amico caro, anche per voi, anche per me.
salvo io, diceva il salmista. Il vano dunque ho conservato tutto il mio cuore, il vano dunque frequentiamo la chiesa, il vano dunque preghiamo sempre, il vano dunque facciamo i volontari, di caritas, di catechisti, perché ancora nelle nostre case i nostri figli si amano, si trovano tante difficoltà, non c'è più soldi, ma io prego sempre. E come Dio non mi sente, ma guardi quasi il malvagio, niente mi tocca, una sfida è in Cristo. Noi rischiamo, carissimi, a pensare così. In vano mi sono attaccato a Gesù per questi 11 anni, questi 20 anni, questi 30 anni, con questo matrimonio, e non so dove mi porto. Poi c'è un sogno, una risposta. Il salmista riuscirà a trovare la risposta. Capitolo 73, versetto 16, dice: riflettete per comprendere tutti questo, ma fu una fatica ai miei occhi finché non entrai nel santuario di Dio. Finché non entrai nel santuario di Dio e compresi quale sarà la luce. Versetto 18, 73, dice: aiuti. Niente di ogni spada a doppio taglio e se pende
non riusciremo mai a capire il senso. Il secondo esempio è questo, Luca 24:30. Quando i due discepoli sulla strada verso gli Emmaus dicevano: ma non ardeva forse il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando spiegava le scritture? Credo in un solo Dio, Padre di potere, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore di Gesù Cristo, unico Figlio di Dio, nato da Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, nella stessa sostanza della Madre, nel mezzo di cui tutte le cose sono state create, e dove l'uomo, nella nostra salvezza, discese dal cielo, e l'opera del Spirito Santo si è derramata nel seno di Matteo e di Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno che risuscita, secondo le scritture, e salito al cielo, e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria, e giudicherà i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore è della vita,
caris. Dal Padre, Re e unico perfetto, abbiamo ricevuto tanti benefici. Primo tra tutti, la grazia della fede. Stasera, preghiamo perché ci rende capaci di testimoniarla con la coerenza della vita. Preghiamo e diciamo insieme, accresci in noi la fede, Signore. Accresci in noi la fede, Signore. La Chiesa di Cristo goda di vera pace su tutta la terra, si consumi nei cammini del timore del Signore, con il conforto dello Spirito Santo. Preghiamo. Accresci. O Signore, che ci hai creati e redenti, fa che la nostra fede porti frutti abbondanti di giustizia e di carità. Il mondo veda le nostre opere buone e glorifichi il tuo nome per Cristo nostro Signore. Tutto di me, tutto di me. Chiunque desidera.
perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito al mio Padre onnipotente. Thank you.